just to pierce a thousand veins. Hands so numb, didn't feel the shame. Lonely souls, they love the pain. So let it run, let it all fall away. You don't give a damn if I leave or I stay. Have mercy, darling, have mercy. Ciao ragazzi, allora, se avete visto DVR, oggi il piccolo quad è finito completamente in mare e nel risultato un quad più pulito. E diciamo che c'è stato un piccolo inconveniente, prima GoPro del 2018 fottuta, è andata da buttare. Però c'è stata una cosa buona da questo, perché è finito sul bagnasciuga, quindi bagnandomi tutto sono riuscito a recuperarlo e direi che grazie a questo spray che ho comprato su Amazon, che avevo trattato il quad con questo spray qualche mese fa quando l'avevo montato, a parte VTX e ricevente del Crossfire. Ma tutto il resto l'ho trattato con questo e direi che funziona come prima, funziona la VTX, funziona la camera, per un attimo la camera è stata buia ma poi ha ricominciato ad andare. Ringrazio la TBS per la sua ricevente, perché funziona anche in acqua marina. E ringrazio sempre la TBS per la sua VTX, perché funziona anche in acqua di mare. E i motori funzionano, sono stati lavati con l'acqua, risciacquati, ripuliti, asciugati e funzionano. Gli ESC-T Motor funzionano benissimo. Ora bisogna vedere solo quanto durerà, c'è ancora qualche pietra nei braccetti, ma direi che diciamo che sono contento. Nel complesso sono molto contento perché funziona, lo sembra. Domani lo provo, vediamo se vola. A parte la prima GoPro del 2018, tutto il resto funziona. Quindi ringrazio la Impuls per il suo fantastico frame, che continua a prendere colpi più con la pentolaccia, ma continua a reggere. E niente, ringrazio anche la T-Motor, perché anche i suoi ESC funzionano sott'acqua. E grazie a tutti. E
alla prossima.